questi lavori, la presentazione del libro dell'amico Riccardo Scarpa, diciamo che ha fatto un'introduzione che è molto interessante perché diciamo sotto l'aspetto della critica storica rimette in discussione la figura di Camillo Benso di Cavour, che più che rimettere in discussione diciamo fa di nuovo ricordare a noi italiani, anche perché c'è stato questo ricordo dell'Unità d'Italia, cioè questa celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, ci ricorda, ci fa ricordare questo evento straordinario che è quello del Risorgimento. Io più che altro sono qui come presidente della LIDE, sto adesso seduto a questo tavolo solo per darvi il benvenuto innanzitutto a voi che certamente siete interessati a questo argomento. Ho qui vicino a me il segretario generale di questa organizzazione, che è una colonna portante di questa organizzazione, amico diciamo liberale di tradizioni. Abbiamo qui l'onorevole Zanone, insomma abbiamo un apparato che è degnissimo di trattare l'argomento della presentazione di un libro che tratta di Camillo Benso, Conte di Cavour. Abbiamo poi qui l'amico Franco Tamassia, che è bravo, che è direttore dell'Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi. Ora l'abbiamo e certamente farà una illustrazione, diciamo, più che di persona competente, ma anche di quello che diciamo, può trattare l'argomento e i rapporti tra Garibaldi e Cavour, che sono sempre all'ordine del giorno, tra colui il quale è diciamo, uomo pragmatico, uomo efficiente, uomo che voleva realizzare diciamo, l'unità d'Italia attraverso l'azione operativa, e Cavour che con la sua intelligenza, la sua diplomazia, la sua diciamo, competenza di grande esperto diplomatico ha concluso proprio l'unità d'Italia. Ecco, poi c'è l'amico Arturo Diagonale, il quale è diventato nostro amico, non solo, ma frequenta questa nostra organizzazione, è conosciuto da tutti e penso non ci sia necessità di presentarlo. Quindi io esprimo buon lavoro e sarò presente fino a un'oretta e mezza, penso che sia già abbastanza sufficiente, nel senso che devo poi rientrare a Napoli e quindi alle 8 io dovrò purtroppo andare via con grande dispiacere se non vedo il termine di questa importante e per me diciamo interessantissima presentazione del libro su Camillo Benso di Cavour. Penso che la parola adesso possa andare alla dirigita, tu stesso queste. Valerio. Non lo so. Sì. Abbiamo già parlato di questo libro di Riccardo Scarpa in un clima meno arroventato qualche mese fa, una trasmissione televisiva, e sono molto, molto lieto che la Lega dei Diritti dell'Uomo, il suo presidente, il carissimo amico Alfredo Arpaia, abbia voluto ospitare questa discussione fra noi questa sera, che è quasi una continuazione delle celebrazioni cavuriane, che hanno avuto una vita un
po' stentata, per la verità, connessa col 150enario dell'Unità d'Italia, ma attardata da una serie di questioni di cui vi risparmio la narrativa, da parte del Ministero dei Beni Culturali, per cui il Comitato Nazionale per Cavour, che doveva celebrare i 200 anni della nascita nel 2010, si è messo in atto solo nel 2011, cioè nel 150enario della morte, e in realtà molte delle sue opere in progetto sono ancora in cammino. Quella che finora si è realizzata, che mi pare con esiti più duraturi nel tempo, è la riedizione dalla Terza della grande biografia cavuriana in tre volumi, che era ormai introvabile fuori dalle biblioteche, fuori commercio da molti anni, e che adesso è nuovamente disponibile. Ecco, questo mi porta a cominciare da una annotazione che riguarda la fortuna di Cavour presso i biografi. Cavour ha avuto, come tutti sappiamo, una vita breve, troppo breve, è morto a poco più di 50 anni, però è stato, per così dire, compensato dal fatto che in questi 150 anni dalla morte ad oggi, all'incirca ad ogni 20 anni, ad ogni scadenza di una generazione, un grande biografo si è occupato della sua vita e di lui. E se vogliamo fare così una rassegna, ma proprio soltanto dei nomi che per primi possono venire alla memoria, già vivo Cavour, uscì la sua biografia del cugino della Rive e quella di Ruggero Bonghi, che è una delle due che Riccardo ha pubblicato nel suo libro, che però non c'è. Se me lo presti un attimo, magari, grazie, poi te lo restituisco. Ruggero Bonghi, vivo Cavour. Poi, nella generazione successiva, abbiamo la biografia di Domenico Berti, e in quella dopo siamo verso la fine del secolo, metterci i bellissimi studi sulla giovinezza del conte di Cavour di Francesco Ruffini. E poi nella generazione ancora seguente Adolfo Omodeo, per arrivare al dopoguerra, agli anni 60, in cui per sponsorizzazione dell'Associazione dei Piemontesi a Roma, in occasione del centenario 1861, centenario dell'Unità 1961, ma avrebbe dovuto uscire, il primo volume di Romeo, che uscì in realtà solo nel 69. Romeo però fece una scelta di vita, perché cominciando con questo grande libro proseguì sui studi cavuriani per un ventennio, e quindi questa grande biografia di Cavour, 3.000 pagine, è certamente un punto fermo biografia cavuriana, tant'è che per molti anni più nessuno in realtà ha avuto l'ardimento di cimentarsi con la biografia di Romeo. Però ancora possiamo contare le due generazioni successive, perché proprio l'altro anno, in occasione del centenario, è uscita postumo purtroppo Gli scritti cavuriani di Giuseppe Talamo, che è stato il più grande studioso cavuriano dei nostri anni. Ed infine l'anno scorso questa ultima biografia, che ha avuto un buon successo, direi un meritato successo, perché contiene molte cose abbastanza nuove rispetto anche alla biografia di Romeo, da parte di Adriano Viarengo, che ha pubblicato anche un'ampia sintesi di testi cavuriani, molto accessibile anche ai giovani delle scuole, perché è in edizione economica. Questo dato un buon rilancio alla figura del più grande statista che l'Italia abbia avuto nei 150 anni della sua storia unitaria. Allora, questo libro di Riccardo Scarpa è una trovata ingegnosa, diciamo così, perché in realtà qui Riccardo ha messo a confronto due biografie
di Cavour. La prima l'ho già citata, è quella di Ruggero Bonghi. La seconda non l'ho citata perché non la cita mai nessuno, ma io ne possiedo l'originale, edito da Formigini nei primissimi anni 30, ed è un opuscoletto in quella collana biografica di Formigini che si trova ogni tanto sulle bancarelle, ancora oggi, e che è la vita di Cavour, scritta da un personaggio che è l'esatto opposto di Ruggero Bonghi. Bonghi era un deputato della destra storica e l'autore di questa biografia fu un deputato dell'estrema sinistra radicale. Bonghi era un laico fervente, non va bene, era un laico intransigente, fu il relatore in Parlamento sulla legge delle guarentigie, e invece il secondo autore riportato qui fu un prete spretato poi, e si tratta di Romolo Murri. Il fatto che questa, leggerò fra un momento due righe di Romolo Murri, perché è commovente vedere come questo personaggio così diametralmente lontano dal mondo cavuriano si appassionò alla storia di questo grande personaggio, di questa grande figura. Non voglio farvi perdere troppo tempo perché abbiamo due relatori eccellenti, poi ci sarà una discussione fra noi, immagino e spero, e l'autore concluderà. E quindi se me lo permettete vi leggo questa paginetta di Murri, perché è veramente molto, molto singolare. Cioè Murri, che era, come ho ricordato, prima un sacerdote che poi fu cacciato dalla Chiesa e poi un sinistro radicale del suo tempo, dei primi Novecento, poi ebbe qualche vicenda ulteriore perché si avvicinò al fascismo, poi se ne... un personaggio molto, molto, come si può dire, versatile politicamente. Però in una pagina di questa biografia mette a paragone, questa è una cosa molto utile da farsi quando si parla del risorgimento dell'Unità d'Italia, le varie strade dell'unità. Quella che è riuscita è quella di Cavour, ma in realtà le strade principali erano altre che non riuscirono. E qui Murri parla delle due più note, cioè quella dei democratici, dei mazziniani, dei repubblicani, e quella dei neo-guelfi, Gioberti e gli altri. E sentite cosa scrive Murri: il neo-guelfismo e il repubblicanismo erano come due poli fra i quali oscillava cercandosi l'anima italiana. L'uno e l'altro erano una fede prima che un programma. La loro stessa coesistenza indicava come ciascuno di essi prescindesse, ci si passi l'espressione, da mezza realtà. E tuttavia le due fedi dovevano incarnarsi nei fatti l'una dopo l'altra. E la prima, cioè la linea neoguelfa, agli inizi del pontificato di Pio IX, sconvolgere con straordinaria efficacia tutta la coscienza del paese e dare alle aspirazioni nazionali una forza, un impulso che nessun ritorno dietro del Papa verrà ad arrestare. Poi, rivelatasi la fede neoguelfa un'ingenua illusione fallace, la fede repubblicana soverchiarla e commuovere profondamente l'Italia e l'Europa con l'efficacia splendida dei suoi vani eroismi. E la reazione schiacciare la seconda, e dalla caduta delle due esser rese possibile, come se il velo delle illusioni fosse stato squarciato, che un occhio penetrante e sicuro intravedesse l'Italia nuova nelle concrete possibilità della storia e si dicesse: io lo farò, e prendesse in mano le redini degli eventi per condurli al segno destinato. Cavour. Questo è molto biograficamente anche efficace, perché se voi guardate l'iconografia cavuriana, questa è una fotografia di Cavour da cui credo Hayez abbia preso gli elementi per il suo più celebre quadro, Il ritratto di Cavour, che sta all'Accademia di Brera. Quello che colpisce nel personaggio è proprio questa luce nello sguardo. Cavour portava gli occhiali tagliati a metà, no? E c'è in questo quadro questi occhi che guardano sopra le lenti degli occhiali e che hanno la profondità e il taglio di una lama. Bene, adesso sentiamo cosa ci dicono i nostri relatori.
Io per fare un po' di così baratto con Riccardo ho portato questo libricino che ho curato, che si chiama L'Italia al tempo di Cavour, perché una fondazione torinese di cui mi occupo, la Fondazione Burzio, nella occasione del 150enario ha voluto pubblicare una serie di volumi e abbiamo avuto la fortuna di trovare nella biblioteca dell'Arma del Genio un inedito di Cavour che abbiamo pubblicato, che si intitola Del tiro di rimbalzo, nella sua tesi per diventare luogotenente del genio, ed è un lavoro di matematica che riguarda il tiro di rimbalzo dei proiettili, che allora erano pieni e quindi rimbalzavano. Ed è molto, molto interessante, io l'ho fatto studiare dai matematici del Politecnico di Torino, perché di quegli algoritmi non avrei capito un bel nulla, e in sostanza è un lavoro scientificamente riuscito, che Cavour lo fece quando aveva 17 anni, diventò luogotenente, cioè sottotenente sarebbe adesso, a 17 anni, e dimostra in lui una notevolissima capacità matematica che fa il pari con la sua pervicace ignoranza in fatto di grammatica e di sintassi italiana. Cavour scriveva un pessimo italiano, ciò non gli impedì di essere un grandissimo giornalista e di pronunciare nel Parlamento alcuni dei più bei discorsi parlamentari che onorano il Parlamento subalpino prima e poi, sia pure per pochi mesi, il Parlamento italiano dopo. Però insomma l'ortografia, la grammatica non gli andava genio. Anzi, la storia cominciò quando aveva 4 anni. Adesso mi lascio andare un po' all'aneddotica, ma spero di non farla lunga. In questa biografia di Viarengo si dà conto delle corrispondenze che ci fu fra la madre, la zia e la nonna quando si presero tutte insieme l'incarico di insegnargli a scrivere, perché allora così si faceva, no? I rampolli della nobiltà venivano educati in famiglia dalle signore prima di avere un precettore vero e proprio. E quindi la prima che ebbe l'incarico fu la nonna, che scrisse alla madre dicendo: io non ci posso fare, perché al mattino quando gli dico di mettersi al tavolino emette dei sospiri che mi straziano il cuore, non posso essere così crudele. Allora la madre dice: vabbè, stai tranquilla che ci penso io. E poi qualche giorno dice: effettivamente è dura, perché stamattina quando gli ho detto che era ora di mettersi a scrivere si è alzato e ha detto di averci pensato tutta la notte e che piuttosto di imparare a scrivere preferisce suicidarsi quando aveva 4 anni. Questa sua poca simpatia per la grammatica lo accompagnò per tutta la vita, quindi alle sue non poche amiche scriveva: ti mando tanti baci con 2 C e mi spiace che tu abbia sempre i dolori fisici con l'H e così via, e altre amenità. Però visto che c'è un'amenità, ne fai ancora una poi smetto, ma perché all'Accademia dei Lincei è custodito un meraviglioso scritto che forse qualcuno di voi lo conosce, perché fa parte della grande letteratura romanesca, è il poema Storia Nostra di Cesare Pascarella, no? Questo poema incompiuto, e io qui ne ho stampato qualche verso. Mi scuso in anticipo del mio romanesco che è totalmente immaginario, ma insomma qui si parla del congresso della guerra di Crimea e del congresso di Parigi. È un poema satirico, ma Pascarella aveva delle idee chiarissime in fatto di storia, e quindi racconta che Cavour volle che l'esercito sardo partecipasse a questa spedizione dall'altra parte del mondo, addirittura in Crimea, dove fra l'altro molti bersaglieri morirono, ma non in battaglia, ma per il colera che infestava allora quella regione, e nessuno capiva perché si dovesse andare a combattere così lontano, impegnando 15.000 uomini, che erano un terzo di tutto l'esercito sabaudo,
Solo Cavour aveva capito che la guerra di Crimea segnava un versante nella questione orientale, che sarebbe stata seguita da un grande congresso internazionale che avrebbe redistribuito i ruoli, no, fra le potenze d'Europa, e che se l'Italia voleva avere un ruolo doveva essere lì, cioè la questione italiana doveva diventare una questione europea. Allora qui si racconta appunto della guerra di Crimea e di Cavour che va a Parigi, e sentite cosa dice Pascarella. Mi torno a scusarmi della mia incapacità di leggere il romanesco. Quando dagli dispacci della guerra seppe che gli italiani di vedetta sulla Cernaia assieme all'Inghilterra e alla Francia facevano prodigi, si fece la sua brava valigetta, montò sul primo treno e andò a Parigi. Perché ci andò? Perché nel tempo stesso che aveva già previsto e calcolato che quando tutto fosse terminato quelli gli si riunivano a congresso, sapeva pure che si era messo nell'alleanza, a lui come alleato, quando il congresso si era radunato doveva averci il suo libero ingresso. Defatti, appena scendo alla stazione di Parigi, lui, come ebbe saputo dove c'era il congresso in discussione, si diede una giustata e a farla corta, un passo appresso l'altro e col dovuto rispetto, piano piano aprì la porta. E quando il capo della presidenza si vede venire avanti quell'ometto, in guanti, grassotello, piccoletto, con gli occhiali, gli fece: abbia pazienza, qui come vede c'è una conferenza, dove, che come già gli avranno detto, uno c'entra per via del suo biglietto, dove lui ripresenta una potenza. Perciò mi scuserà, ma è mio dovere di domandargli subito, anche a nome di tutti, che ci faccia un po' sapere con qual titolo lei ci si presenta ed abbia la bontà di dirci come si chiama e che nazione ripresenta. Quello rispose subito: io mi chiamo Cavour e ripresento la nazione che si chiama l'Italia. Va benone, fece quell'altro, ma noi l'avvertiamo per sua norma che tutti quanti siamo ridunati qui dentro sto salone del Piemonte, ne abbiamo cognizione, ma questa Italia non la conosciamo. Allora lui, tranquillo, indifferente, si messe al posto suo, facendo vede quasi che non sapesse dire niente, ma dentro sé diceva: caro mio, non lo conosci? Beh, mettete a sede che adesso te la puoi conoscere io. Quando si presenta un libro ci si chiede qual è la funzione di questo libro e in pratica a che cosa serve, quale vuoto riempie. Questo libro, che ripropone due biografie, assolve ad una funzione, a mio vedere, così come l'ho potuta leggere, ad una funzione non di natura storiografica. Si tratta di due brevi biografie che ovviamente occupano un posto, diciamo così, peculiare rispetto a tutta la bibliografia biografica che ci è stata appena assolta. Non si tratta di biografie scientifiche con apparato scientifico di note, citazioni di inediti, documenti, non affrontano le problematiche che tutti conosciamo relativa all'epoca cavuriana. A mio vedere sono interessanti perché costituiscono la reazione del personaggio nei confronti di due biografi diversi fra di loro, come già è stato notato. Differenza che si arricchisce del fatto che uno è un contemporaneo. Difatti finisce la biografia e soltanto in una grossa nota dice: nel frattempo è deceduto il personaggio di cui ha narrato. Quindi in pratica parlava di un contemporaneo.
Murri invece si esprime 50 anni dopo. Tutte e due sentono il bisogno di parlare di questo personaggio e a quali esigenze intendono rispondere. Tutte e due hanno il bisogno di rispondere all'esigenza, così come io leggendole l'ho interpretato, di illustrare una figura, una personalità della classe politica. Il personaggio, vedere la funzione che questo personaggio ha assolto nella vita politica dell'Italia del suo tempo, ma soprattutto sotto il profilo delle caratteristiche personali di questo personaggio di Cavour. Quella di Bonghi è una biografia relativamente parlando sempre più storica, vista da un contemporaneo, e coglie i comportamenti, le scelte di Cavour nella loro funzionalità immediata. Cioè, man mano che si presentano le situazioni, in parte intuite e previste, data la capacità di Cavour, davvero politico, di prevedere e intuire, e di avere la risposta pronta, preparata. Passa per essere un uomo senza lettere, diciamo così, normalmente, però una sua cultura storica doveva averla, perché dimostra di avere una profonda conoscenza della dinamica della storia, delle leggi della storia, ed è questo che ci può interessare oggi e che giustifica perché oggi nel 2011 stiamo parlando, ci propone l'amico Scarpa di trattare di queste due biografie. Invece quella di Murri è quasi una biografia, ed è significativo che questo ex sacerdote abbia determinate esigenze, la chiamerei quasi una biografia della scuola di Plutarco, la personalità, il superuomo, quasi nel senso nicciano, ma Nietzsche interpretato bene, non Nietzsche del superuomo in senso nazista. Nietzsche era un grande liberatore, voleva rendere liberi dalle convenzionalità, dall'inautenticità, voleva liberare. Ora il Murri mette proprio in evidenza, fin dalla prima adolescenza, di cui qualche anticipo ce l'ha dato lei, un episodio però che non è presente in queste qui, e quindi è interessante l'estrema sostanzialità dell'esigenza di azione di Cavour. Quindi mette in evidenza quelle virtù che io chiamerei direttamente eroiche, data la capacità di concentrazione della volontà messa in luce dal biografo, moralista, ideologo Murri. Quindi i suoi stessi difetti visti con un occhio estraneo alla capacità di giudicare i personaggi storici, non sono presentati come dei limiti, ma come dei superamenti del convenzionale. I suoi caratteri di Cavour sembrano contraddittori, ma Murri ci avverte che non sono contraddittori. Il liberismo e l'attenzione, per esempio, all'interesse collettivo non sono contraddittori, perché è importante, quindi
nelle due biografie si illustra la concezione della libertà e quindi la concezione liberale e liberista nel senso, diciamo così, strettamente economicistico. Quindi la comprensione della necessità di un mutamento rivoluzionario della classe dirigente, però nella gerarchia dei valori. Una rivoluzione nei metodi di produzione, soprattutto nell'agricoltura, e contemporaneamente lo spirito di ordine, del limite, che entra, diciamo così, disciplinato da un quadro costituzionale. Era un ribelle, ma contemporaneamente lui faceva tesoro della disciplina che aveva imparato all'Accademia Militare. Esce dall'Accademia Militare perché lì non avrebbe avuto uno sviluppo per le sue potenzialità. In pratica ben presto scopre la sua vocazione politica e si prepara ad esercitare la sua vocazione politica in un modo quanto mai nuovo, eterogeneo, attraverso studi di economia, attraverso la vita mondana. Sembra che perda il tempo nel gioco, nei ricevimenti, nelle feste, ma lui studia gli uomini, studia i politici, studia le diverse personalità, i tipi di personalità con cui dovrà confrontarsi quando assumerà delle responsabilità di natura politica. Anche la sua vita sentimentale, qui ovviamente è espressa nel modo abbastanza pudibondo da Murri, però ecco, lui le sue donne devono essere soltanto donne sposate e lui annota, cioè aveva a che fare, le sue donne erano donne sposate perché voleva avere a che fare con donne già psicologicamente stabilite, stabilizzate, che avevano fatto già tutte le scelte, non delle donne che avessero delle incertezze. Vabbè. Anche questo però viene visto, inquadrato generalmente, nella sua concezione della politica, della funzione della politica e della natura dell'azione politica. E anche la religiosità di Cavour, secondo Murri, va ricondotta alla quella che riteneva l'autentica radice della religiosità laica, cioè una radice non fatta di verità teologiche e tantomeno bibliche, ma la radice sociologica della religione. Qual è questa radice sociologica della religione? È una esigenza di natura sociale e di natura psicologica, uno strumento alla fine di ordine. E sotto questo profilo lui imposta la sua concezione politica dei rapporti con, lui parla di religiosità più che di religione, mentre la religione è un complesso di credenze, la religiosità è un complesso di comportamenti di natura religiosa, ed è quello che all'uomo d'azione interessa. Quindi Murri, a questo proposito, reinterpreta Cavour dopo mezzo secolo dalla morte, lo reinterpreta nei suoi parametri di cattolico liberale, era un cattolico liberale, e attribuisce a Cavour un'ispirazione alla Lamennais. Però pur riconoscendo la natura essenzialmente pragmatica del personaggio Cavour,
nei confronti della religione prende in considerazione la sua capacità di considerare la religiosità un fattore con cui la politica deve confrontarsi e confrontarsi con estremo realismo. È un'esigenza psicologica. Kant diceva: non c'è la dimostrazione dell'esistenza del numero. È un'esigenza psicologica, è un'esigenza dell'anima. Quindi, e bisogna però tenerne presente, altrimenti si finisce per scontrarsi contro delle difficoltà insuperabili sul piano della razionalità. Ora, il pragmatismo è il carattere che pervade l'atteggiamento e l'azione di Cavour nei confronti di tutti i settori della vita sociale e che si identificano alla fin fine con la politica. C'è una unitarietà della sua visione, dell'interpretazione di Moore. Sembra, sotto certi profili, che Cavour non abbia una vita interiore, ma solo una vita estroversa che risolva l'azione nell'azione. Eppure non è così. Moore riesuma frammenti meditativi di natura squisitamente filosofica, se la filosofia si differenzia dalla scienza quando si pone problemi di valori e di essenze, abbiamo anche dei pensieri di natura filosofica che non costituiscono, diciamo così, momenti di abbandono, ma soltanto di ricarica e di arricchimento delle sue convinzioni. Anche la sua vita, abbiamo già detto, nei rapporti appunto con la donna è caratterizzata da una connessione con la vita politica. Tutto è politica, anche la cultura, sia umanistica che scientifica, ma non si tratta, diciamo, di una politica fine a se stessa. E questo mette bene in evidenza Moore, ma è fornita di contenuti che si riassumono nella promozione umana della popolazione della penisola italiana, da trasformare in un popolo, da popolazione trasformarla in un popolo. Di qui la sua capacità di sintetizzare in un'unica visione la politica interna e la politica esterna, perché in ultima analisi la vera sovranità si esercita attraverso la politica esterna, si dimostra attraverso la politica esterna, ed è questa soltanto un riflesso nella sovranità della politica interna. Torniamo alla biografia di Bonghi. Quindi riprendiamo il discorso che avevamo accennato all'inizio. Bonghi dimostra come la figura di Cavour può essere compresa ed interpretata anche da un contemporaneo. E lui si lamenta, Moore dice, era stato capito dai contemporanei. In 50 anni, dice lui, non è stato più compreso. Bisogna riprendere il discorso su Cavour. Quindi che fosse compreso dai contemporanei lo dimostra la biografia di Bonghi, e non per nulla il nostro Scarpa le ha appaiate. Bonghi, pur essendo più specifico, più concreto, circostanziato di Moore nel ricostruire l'attività politica di Cavour, riesamina molte questioni, riprende per esempio, e questo è accennato anche nella introduzione dal curatore, il significato che ha il duplice significato, la duplice funzione della guerra di Crimea.
era, è vero, porre l'Italia al possibilità, mettere l'Italia nella possibilità di poter dialogare con le altre potenze, perché ha partecipato ad un'operazione internazionale fondamentale. Ma c'è anche qualche altra cosa. Chi gli rinfacciava, a chi gli rinfacciava di avere destinato capitali notevoli, risorse notevoli per questa spedizione in Crimea, lui risponde con una visione strategica a lunghissimo termine. Se non si blocca la Russia in Crimea, la Russia penetra nel Mediterraneo, e se penetra nel Mediterraneo finirà per compromettere tutta la politica degli stati europei che si affacciano sul Mediterraneo, finirà per compromettere la stessa possibilità di evoluzione in senso unitario della penisola italiana. E questo è importante, perché ci sta una vulgata, normalmente si chiamano vulgate scolastiche, che Cavour avesse soltanto una visione dell'unità d'Italia limitata al settentrione, che a un certo punto l'impresa di Garibaldi improvvisa, fortunata, lo trovasse di fronte ad un fatto compiuto, e del quale era importante, diciamo, non solo prendere atto, ma inserirsi per renderlo, per stabilizzare questo fenomeno. Un'altra problematica interessante che affronta estesamente Bonghi, ma alla quale accenna anche Murri, è la diversa funzione del garibaldinismo nell'unità d'Italia. Distingue tra garibaldinismo e Garibaldi, e dice: quello che ha fatto Garibaldi poteva farlo solo Garibaldi. Ma Garibaldi, una volta risolta al Volturno, non era assolutamente più la persona che potesse risolvere i problemi del meridione. Ci vuole uno Stato organizzato, uno Stato forte, uno Stato con un esercito stanziale, non un esercito di volontari. E li distingue molto tra i volontari di Garibaldi, il partito garibaldino e la figura di Garibaldi. Forse avrebbe fatto meglio ad approfondire questo discorso, però in linea di massima lui confronta il partito liberale moderato, di cui era espressione Cavour, e il partito democratico, e la dialettica che si svolge tra i due partiti. I partiti sono molto presenti in queste due biografie. Allora non erano ancora quegli apparati burocratizzati, organizzati, che sono i partiti dell'Italia di oggi. Allora erano più che altro dei movimenti, però in pratica c'era un bipolarismo abbastanza naturale e spontaneo nella dialettica. Quindi l'elemento fondamentale che viene ripreso è il liberalismo di Cavour, un liberalismo che riprende le caratteristiche del liberalismo classico. Ed è interessante oggi riprendere questo discorso, perché il liberalismo classico, e quello di Cavour, era quel movimento secondo il quale
Stato e società non erano inversamente proporzionali, non era il neoliberismo di oggi che scrive sui muri meno Stato e più società. Sarebbe stata una contraddizione in termini. Il liberalismo classico e quello ripreso da Cavour aveva una concezione della libertà che in un certo modo rispecchia quella che era la concezione della libertà del risorgimento italiano, vale a dire la libertà non quella nel senso kantiano del termine, sono libero di fare quello che vuole purché rispetto la sfera libertà altrui, la libertà è soltanto una diciamo convivenza di sfere di libertà, ma senza contenuti specifici. La libertà del risorgimento, quale è stata in modi diversi ma unitariamente omogenea espressa dai grandi, dai tre colossi del risorgimento italiano e che dà ad essi una valenza universale, Mazzini, Cavour e Garibaldi, al di là delle loro divergenze di natura pragmatica, era la libertà di fare e di compiere il proprio dovere. E qual era il dovere dell'uomo? Era la promozione umana, aveva dei contenuti ideologici, io al termine ideologia non do un senso negativo, è una concezione organica dell'esistenza. Per cui quando Cavour parla di libertà, la libertà è di promuovere l'economia. L'uguaglianza si realizza attraverso la diffusione della cultura, attraverso la possibilità di ciascun soggetto di tradurre in atto le sue potenzialità di singolo. Perché non era più Stato, meno Stato e più società ed erano correttamente? Perché il liberalismo classico e cavuriano, in un certo punto anche mazziniano, voleva emancipare l'individuo dal corpo sociale intermedio. Ma emancipare lo stesso corpo sociale intermedio, tutte le forme associative, dalla sua involuzione che finiva per bloccare l'azione dello Stato a tutti i livelli e per mortificare la libertà dell'individuo. Ecco dunque l'importanza di queste, a mio vedere, queste biografie di questi due autori diversi, però accomunati dall'amore di una libertà che emancipa dalla inautenticità, dalla falsità, dall'interesse individuale. Queste due biografie hanno una loro attualità e una loro funzione nei momenti drammatici che stiamo vivendo, cioè si insegnano a leggere la storia con lealtà e ad inquadrare fatti e personaggi in una visione storicistica che ci permette di comprendere gli eventi, atti e persone ai fini della costruzione del presente senza farsi avvocati di ufficio di interessi né propri e né di parte. Sono uno storico e quindi mi rifaccio a quello che ho ascoltato fino adesso. Non ho neppure la cultura specifica su Cavour che c'ha Valerio Zanone, che è considerato uno dei migliori interpreti del messaggio e dell'insegnamento di Cavour. Io faccio il giornalista e quindi mi comporto da giornalista e imposto tutta quanta la mia chiacchierata su una domanda: ma serve scrivere un libro caratterizzato da due biografie che esprimono due punti di vista diversi di autori che vivono in periodi diversi, e serve farlo in questo momento storico? Allora, la storia di Cavour
dopo la sua morte, è una storia di critiche a Cavour. Diciamo la verità, Cavour non è stato fortunato, perché Cavour, dopo aver compiuto il miracolo della formazione dello Stato unitario, muore e per 150 anni viene in continuazione criticato da chi utilizzava la storia per motivi politici, contingenti del suo momento. Cavour viene contestato perché ha avversato Garibaldi nella prima fase, Cavour viene contestato perché è il nemico storico di Mazzini, Cavour viene contestato perché aveva osato mettersi in contrasto anche con Vittorio Emanuele II. Cavour viene contestato successivamente perché inventore del connubio, pensate un po', e diventa l'artefice della degenerazione parlamentaristica italiana. Cavour viene contestato perché al tempo stesso esponente della destra storica che non capisce le questioni meridionali. Cavour viene contestato perché di fatto non ha realizzato l'unità d'Italia come tutti quanti i personaggi successivi, gli intellettuali italiani, gli uomini politici italiani dei 150 anni successivi avrebbero voluto che l'unità fosse stata fatta, no? Gobetti contesta a Cavour l'insegnamento della destra storica perché non si rende conto, perché in quel momento contestare come era stata fatta l'Italia significava sollevare una serie di problemi che erano politici e morali al tempo stesso di contestazione di un certo tipo di degenerazione del parlamentarismo che era avvenuto dagli anni del passaggio dalla destra storica alla sinistra storica e che aveva prodotto nella nostra società un'ondata costante, trentennale, di quella che adesso si definirebbe l'antipolitica. No? Noi abbiamo avuto un'antipolitica proveniente da destra e da sinistra che dalla fine dell'Ottocento fino a 1922 mette in crisi e contesta che cosa? Quello che aveva fatto Cavour. Cavour poi viene contestato perché non ha capito la questione sociale. Gli si contesta tutta quanta la storiografia del filone gramsciano, che cosa mette, pone l'accento sull'aspetto negativo, che l'unità d'Italia è stata fatta da Cavour, oltre che dagli altri, senza capire che bisognava fare la rivoluzione sociale. Naturalmente la rivoluzione sociale non viene fatta neppure 100 anni dopo Cavour, e non poteva essere fatta in un momento storico in cui non esistevano le condizioni per fare la rivoluzione sociale. Ma chi critica Cavour 100 anni dopo e gli contesta di non aver fatto la rivoluzione sociale lo fa perché in quel momento storico suo personale aveva bisogno di sollevare altre questioni, cioè di sollevare l'uso politico della storia e di Cavour. E devo dire che Cavour è stato sfortunato in tutto il dopoguerra, perché la cultura dominante del dopoguerra è una cultura che non ha niente a che spartire con la cultura liberale, è una cultura antiliberale. E quindi Cavour, visto come il personaggio che ha dato e ha seminato la cultura liberale, viene relegato, negletto, contestato, criticato. La famosa biografia di Rosario Romeo è la biografia che viene nascosta nelle università italiane. Ogni fesso che ha scritto della storia d'Italia in chiave antiliberale, in chiave anticavurghiana, in chiave di rivisitazione, no? Garibaldina, anti-mazziniana, anti,
assume un ruolo molto più importante di uno storico vero, serio, come Rosario Romero. Allora, e arrivo al dunque, ha un senso scrivere ancora di Cavour? Dopo 150 anni di calunnie, manca poco che adesso tirino fuori che Cavour, poi in fondo, da un punto di vista morale, era un personaggio che avrebbe meritato di essere, no? Avere qualche avviso di garanzia per, no? Per modo allegro con cui impostava la vita, gli piaceva giocare, rubato la zia, gli piacevano le donne sposate, pensa tu, cioè, ma sì, lo faceva perché le voleva già strutturate, in realtà lo faceva perché non c'aveva, così gli toglievano particolari problemi, gli piacevano le donnine, gli piaceva andare a Parigi e non soltanto andare a bussare alla conferenza di pace, no, di Crimea per trovare un posto, ma gli piaceva andare a Parigi e girare per i salotti e corteggiare le belle signore. Adesso sarebbe un personaggio messo alla berlina, comparirebbe su tutti quanti i giornali di gossip per dire ma forse se la faceva con la contessa di Castiglione, che poi in realtà era la sua cugina. Pensate adesso che cosa uscirebbe fuori. Bene, secondo me il libro di Riccardo, proprio perché mette a confronto due interpreti, due visioni diverse, anche dal punto di vista storico, in periodi diversi, della biografia di Cavour, è importante, perché mai come in questo momento noi abbiamo bisogno dell'insegnamento di Cavour. Qual è l'insegnamento di Cavour? Cioè oggi a che cosa ci serve a noi come paese? A noi servono due cose. A noi serve un'idea nazionale che non è un'idea nazionalista. Soltanto recuperando la dignità nazionale, soltanto recuperando l'identità nazionale, soltanto recuperando la sovranità nazionale, si può stare in Europa, mettersi seduti ai tavoli europei e poter contribuire a fare quegli Stati Uniti d'Europa di cui tutti quanti vagheggiano, ma che se non si sono realizzati è proprio perché abbiamo perso nell'ultimo quarantennio ogni idea di nostra identità, di nostra sovranità, di nostra capacità di stare sul terreno europeo. Quindi l'idea nazionale che esprime Cavour, perché gli esprimono i fatti che ha realizzato Cavour, esprime l'opera di Cavour. Si può anche dire che Cavour forse non ci pensava affatto quando ha cominciato a mettere insieme i pezzi di un'Italia disunita, ma poi l'ha fatto. Qual è il suo insegnamento? È che ha fatto una nazione e l'ha fatta a dispetto di un'esperienza storica di 4, 5, 6 secoli precedenti che dicevano che non si sarebbe mai potuta fare una nazione dell'Italia, perché l'Italia era un terreno su cui si misuravano le ambizioni delle altre nazioni più grandi. E noi non avremmo mai potuto avere un'identità nostra, perché la nostra identità serviva agli altri per i propri giochi di potere. Le guerre si facevano in Italia ed erano fatte dall'Austria da una parte e dalla Francia dall'altra, che non se la facevano direttamente, ma se la venivano a fare da noi, e via di seguito. Qual è la grande idea di Cavour? È quella di non essere più di non fare più di questo paese un oggetto, ma un soggetto autonomo, che sa, sia pure nella sua piccola dimensione, giocare una propria partita con dignità. Perché se non gioca quella partita,
viene schiacciato, ed è quello che succede a noi adesso. Noi andiamo a fare l'incontro con la Merkel e siamo portatori di uno Stato e di un Paese che non ha la propria coscienza nazionale. Ma non per essere nazionalisti, non per dire speriamo che l'Italia batta la Germania e se la vada a prendere in saccoccia ancora una volta, quello senz'altro, ma non per quello, ma per poter mettersi seduti ad un tavolo e dire i tedeschi hanno le loro ragioni, gli inglesi hanno le loro ragioni, i francesi hanno le loro ragioni, ma anche gli italiani hanno le loro, che non possono essere le ragioni dei tedeschi, dei francesi o dei paesi egemoni del momento. Metterli sul tavolo e trattare per fare cosa? Per fare quello che è stato il sogno del secolo breve, cioè dare una struttura unitaria a un'Europa per impedire che i popoli europei continuassero a scannarsi come hanno fatto negli anni precedenti. L'idea nazionale, allora, insegnamento di Cavour, è di fondamentale importanza perché rilancia l'idea nazionale, ma la rilancia insieme all'idea liberale. Uno Stato che non porti avanti nel nostro Paese in questo momento, che non si proceda e si vada avanti con l'idea liberale, significa andare avanti a 100 anni di declino. Mi fanno un po' ridere quelli che dicono, dice, ma sai quanto sono cattivi i tedeschi, perché non vogliono pagare i debiti altrui. Ma tu vagliela a spiegare al tedesco che negli ultimi 30 anni ha subito una serie di riforme per cui vanno in pensione a 67 anni, che loro debbono lavorare fino a 67 anni per pagare i debiti che in Francia hanno fatto quelli che invece in pensione andranno fino a 60. Faccio questo esempio per dire, no, che se noi non percorriamo un percorso fatto di riforme ispirate ai principi liberali, noi non usciremo dalla nostra crisi. E allora il messaggio che noi dobbiamo recuperare da Cavour è questo duplice messaggio: un'idea nazionale, un'idea liberale, a prescindere dalle collocazioni politiche. A me non interessa destra, sinistra, centro, non è questo il punto, perché sono le idee quelle che sono importanti, non sono gli schieramenti, non sono le formule, le etichette, i partiti, sono le idee. E soltanto con le idee noi possiamo uscire dal buio di questa crisi. Grazie. Si sente? Sì. No, ma non è un microfono. No, è un microfono solo per il. Ah, vabbè. Ho letto sul Tempo oggi un articolo di Francesco Perfetti che mi ha un po' sorpreso sulla guerra di Crimea. Ha scritto questo articolo perché viene ripubblicato il lavoro di Alfonso Omodeo di 80 anni fa, mi sembra, e dice che Omodeo aveva intuito un significato che portava al fatto che il ruolo di Cavour per andare alla guerra di Crimea non era stato assolutamente determinante, che a me ha sorpreso perché io ho letto sempre il contrario. E questo concetto era stato anche condiviso da Franco Valsecchi. Ecco, ho riportato semplicemente. Mi sapete dire qualcosa? Spartizione tacita, improvvisata della conferenza di questa sera. Ci siamo così attribuiti dei ruoli differenti, come avete sentito. Io mi sono riservato quello dell'aneddotica. Vorrei, prima che Riccardo parli della posizione della guerra di Crimea, in realtà il più contento che la si facesse era il re, perché aveva una grande passione per le imprese belliche, le battaglie, i campi di battaglia, eccetera. Ma è molto interessante, anzi divertente, leggere il dibattito al Parlamento subalpino
che fu terribilmente animato, perché nel Parlamento subalpino in quegli anni, 54-55, c'erano sostanzialmente due partiti, non si chiamavano così, ma insomma due tendenze, e cioè quello di corte rappresentato dal conte di Revel e quello liberale rappresentato dal conte di Cavour. E Revel fece una requisitoria terribile contro la spedizione di Crimea, con ragionamenti che non erano molto, molto pellegrini, perché innanzitutto ci costa una quantità enorme di soldi. Infatti i debiti contratti con l'Inghilterra per la guerra di Crimea, credo che lo Stato italiano ha finito di pagarli nel Novecento, cioè ci è voluto una cinquantina d'anni, no, per pagare le annualità. E poi andiamo a mettere a repentaglio il meglio del nostro esercito in una zona che per noi non è di interesse strategico e così via. E naturalmente nel Parlamento c'erano molti che la pensavano in quel modo, quindi Cavour era piuttosto nervoso. Allora a un certo momento, questo è l'aneddoto, nel dibattito Revel forzò la mano, dice: qui la situazione è molto grave, quindi ricorrerò a una cosa che non è proprio conforme agli usi parlamentari, però voglio che il Parlamento sia messo al corrente di quanto ho sentito l'altro giorno in una conversazione così privata con il primo ministro. Al che Cavour capì che le cose si mettevano male per lui, saltò in piedi e dice: vedo che lei si avvale di modi poco cortesi. Gelo, Revel si interruppe, si rivolse al presidente della Camera dicendo: io sono stato offeso, chiedo immediata riparazione. Il presidente Boncompagni dice: vabbè, non stiamo a farla tanto lunga, vada avanti, dica quello che deve dire. Al che Revel uscì dall'aula e dopo una notte insonne si dimise da deputato, perché nel Parlamento subalpino dire che uno si avvaleva di modi poco cortesi era considerato un'offesa assolutamente intollerabile. Adesso tutto sommato non siamo di gusti così sofisticati, ecco. Però in effetti la guerra di Crimea era difficile da capire secondo una ottica così a breve. Giustamente il professor Tomasia ha detto bene, ma c'è questa grande visione cavuriana, che questo è uno dei punti in cui nella bibliografia del centocinquantenario è stato messo in maggior rilievo, e cioè lo straordinaria attenzione che Cavour dedicava ai problemi del Balcani e del Medio Oriente. Lui aveva capito che il destino d'Europa prima o poi si sarebbe giocato da quelle parti, e che al tavolo c'erano cinque potenze, no, in Europa allora, e al tavolo dei cinque poteva entrarci anche a gomitate, come fece nel racconto di Pascarella che abbiamo sentito, soltanto chi avesse un qualche ruolo nella soluzione della questione orientale, che certamente la penetrazione russa nel Mediterraneo avrebbe rinforzato di molto gli antichi regimi e quindi reso ancora più difficile l'impresa dell'unità nazionale. Ora qui bisogna distinguere, nel senso che è vero che Cavour non pensava al Mezzogiorno e fino al 58 accarezzò un progetto vagamente federale, anche presieduto dal Papa, se fosse accaduto, purché l'Italia del Nord fosse unita sotto il regno di Savoia e fosse quindi in realtà poi il paese egemone. Dopo le cose andarono come sappiamo, però Cavour già alla conferenza di Parigi sollevò la questione italiana. Io ripresento la nazione che si chiama l'Italia. Cioè lui non andò a difendere gli interessi del Piemonte, che aveva fatto morire di colera 1500 bersaglieri in Crimea. No, andò a difendere la questione italiana. E questa è una questione che va posta sul tavolo delle potenze. Questo fu veramente l'atto della sua grandezza. E perciò sono molto d'accordo con Diaconale quando, insomma, a che serve Cavour oggi? Serve a capire questo suo grande respiro europeo, nel senso che in Cavour l'idea di nazione non aveva niente di nazionalistico, era un'idea universale, come era ancora maggiormente in Mazzini, certamente, e in Garibaldi, no? La nazione era un principio universale,
il perché si capisce girando la testa e guardando fuori dalla finestra, dove ci sono le quadrighe sull'altare della patria. Sotto una c'è scritta Patria Unitati e sull'altra Civium Libertati, cioè in Cavour l'associazione, e questo assai meno invece di Garibaldi, per esempio, che in questo era di gusti molto più sbrigativi. In Cavour invece il problema non era tanto della conquista territoriale quanto della forma dello Stato, cioè l'unità nazionale serviva a garanzia delle libertà civili, delle libertà dei cittadini, e fece la vera riforma dello Stato, perché lo Stato fatto da Cavour è solo formalmente lo Stato, lo Statuto Albertino. In realtà lo Statuto Albertino configurava un modello di monarchia liberale, ma Cavour lo modificò profondamente, cioè fece dello Stato un regime parlamentare, cioè l'assoluta centralità del Parlamento come espressione delle libertà civili. Questo è uno dei titoli, non il solo, della sua modernità, ed anche una delle ragioni per cui certamente, come diceva Diaconale, Cavour aveva avuto meno fortuna degli altri nostri grandi artefici. Mi dà un po' fastidio di vedere Cialdini messo sulla stessa livello di Garibaldi, lì insomma hanno un po' forzato la mano, ma tuttavia questo è quanto volevo dire. Intanto una risposta a quest'ultima domanda che c'è nella presentazione di queste due biografie di Bonghi e di Romolo Murri. La Russia, l'impero zarista, in quel momento rappresentava nel quadro europeo e euroasiatico, per così dire, la impersonificazione più dura dell'autocrazia, anche di più della monarchia asburgica sotto certi profili, e credeva profondamente in questo perché era riflesso anche di un certo determinato tipo di intendere anche il cristianesimo come religione dell'autorità, in un certo senso. L'ingresso della Russia nel Mediterraneo avrebbe significato certamente un rafforzamento delle potenze della restaurazione rispetto un'apertura di carattere liberale. Ma questo lo si vedrà dopo. Quando i mille sbarcano a Marsala, ci sono naturalmente varie proteste da varie cancellerie europee. Persino la cancelleria francese di Napoleone III insomma fa un borbottio, però si capiva chiaramente che era un borbottio di maniera, tanto perché dovesse essere fatto. La posizione più dura venne espressa dalla cancelleria russa, da San Pietroburgo, accompagnata dal rammarico di non poter fare niente perché fuori gioco. Ma sarebbe stato lo stesso se la forza navale e la forza militare russa fosse stata a Costantinopoli? Perché se la guerra di Crimea avesse avuto un esito diverso, va bene, il controllo degli stretti, il controllo del Bosforo sarebbe stato in mano russa. Quindi ci sarebbe stata a quella data la flotta russa con l'esercito russo pronto ad imbarcare a Costantinopoli. E questo forse avrebbe significato un problema ulteriore in quel momento, che era stato risolto proprio dalla guerra di Crimea. Ma ritornando all'idea di mettere assieme queste due biografie e presentarle in questo periodo, nel contesto non solo delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità Nazionale, non solo nelle celebrazioni dell'anniversario
della nascita e dell'anniversario della morte del conte di Cavour, perché praticamente i 150 anni della morte e i 200 anni della nascita quasi coincidono per l'età a cui il conte di Cavour morì, ma anche nel contesto italiano attuale. Queste due biografie che giustamente, come è stato detto, non sono tanto opera storiografica ma quanto opera di militanza anche, cioè la storia vista anche per dipingere un certo modo di vedere l'Italia. Bene, questo tavolo in un certo senso riflette questa intenzione, perché l'onorevole Valerio Zanone non ha bisogno di essere presentato ovviamente per quello che lui ha detto e scritto e fatto per una certa idea liberale, e si trova adesso nella contingenza politica di questo momento su un versante diverso rispetto all'amico Arturo Diaconale, che dirige una testata che già esisteva all'epoca di Cavour e all'epoca era una testata cavuriana, quindi lui ha titolo nel stare a questo tavolo perché è una testata cavuriana. E nello stesso tempo l'incontro è stato voluto dall'Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi, che ha una magnifica sede a Piazza dell'Esedra, ma in questo momento inagibile per lavori in corso, e dovendo farla da un'altra parte, è stata ospitata dalla Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo, fondata nel 1919 da Ernesto Nathan, ma che già riprende una Lega precedente con lo stesso nome, fondata da Alberto Mario, e che quindi nel contesto garibaldino si trova. E perché è singolare che questo libro venga presentato in questo contesto? Perché l'Istituto Internazionale Giuseppe Garibaldi nasce, e che è uno degli istituti storiografici, e non solo storiografici, che rientra nella rete degli istituti storiografici nazionali, nasce dalla Società di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi, fondata dallo stesso eroe dei due mondi, in un contesto ben preciso, che è il contesto di soccorrere molti che vengono dall'esercito meridionale, va bene, dopo una seduta parlamentare particolarmente accesa, va bene, dove si celebra lo scontro tra Giuseppe Garibaldi e il ministro generale Manfredo Fanti, che è uno scontro parlamentare che si svolge nell'ultimo periodo di vita del conte di Cavour, e che secondo anche alcuni biografi avrebbe anche, no, non lo credo, contribuito alle pessime condizioni di salute successive del conte di Cavour, quella discussione tra Manfredo Fanti e Giuseppe Garibaldi in quella seduta parlamentare. In realtà si sa che era una situazione medica che stava degenerando, probabilmente per altri motivi legati al modo piuttosto sbarazzino di comportarsi verso la sua salute nella tenuta di Leni, probabilmente, ma questo è la malaria, presa in quelle circostanze. Ma perché lo dico questo? Perché la figura del conte di Cavour, come interagisce con la figura di Giuseppe Garibaldi, con la figura di Giuseppe Mazzini, per esempio, una delle caratteristiche di questa biografia di Lovolo Murri è che poi alla fine, nelle ultime righe della biografia, si scopre un Romolo Murri tremendamente mazziniano nel giudizio tra l'Italia che avrebbe potuto essere quella di Mazzini e l'Italia quella che avrebbe potuto essere di Cavour. E io ho sotto il naso in questo momento questo libro, L'Italia al tempo di Cavour, fatto dalla Fondazione Filippo Burzio,
che Filippo Burzio, che oltre ad essere un matematico, un docente, eccetera, era un insigne giornalista e pensatore politico, che riassunse la capacità cavuriana e giolittiana di usare il materiale sociale che aveva attorno per dirigere un disegno politico, con il nome di demiurgico, demiurgia, perché come si sa nel mondo classico il demiurgo non è il creatore ex nihil, è quello che mette l'ordine dal caos, e quindi usano l'artigiano, e quindi così Cavour come Giovanni Giolitti, tutti e due criticati per questa loro capacità di usare il materiale sociale che c'era nell'Italia dell'epoca e non un materiale sociale inventato, per dirigere un disegno politico volto ad un fine. Ecco, se ho voluto riproporre queste cose anche con uno scopo doloso, lo dico sinceramente, lo scopo doloso consiste in questo. Si parla tanto di crollo o di tramonto o di venir meno delle ideologie, ma secondo me in questi ultimi anni è venuta meno all'Italia e all'Europa, in Italia e in Europa, la possibilità, cioè è venuta meno l'esistenza di figure politiche che sappiano essere dei demiurgi, nel senso burziano del termine. Cioè di volgere la realtà sociale all'interno di un disegno, di utilizzare la realtà sociale all'interno di un disegno strategico pensato. Questa crisi, per esempio, che c'è, ed è totalmente inedita, così come si dice dei generali che studiano sempre la guerra precedente, forse si può dire anche degli economisti e dei rettori della Bocconi, che hanno studiato sempre la crisi precedente, e quindi si trovano in difficoltà. Quello che allarma non è tanto questa crisi, ma quanto la incapacità di collocarla in un disegno strategico definito. Arturo Diaconale ha detto che quando ha iniziato ad operare il Conte di Cavour era impensabile, veniva considerato utopico pensare ad un'Italia unita. Quello che scriveva Mazzini sull'Italia unita veniva pensato un po' come viene pensato oggi continua ad avere un disegno dell'Europa da militante del movimento federalista europeo di fronte all'Europa che c'è in questo momento. Viene considerato improbabile, siamo in ore in cui, angosciose, in cui ci immaginiamo il 28 che poi e domani va bene un Consiglio europeo dal quale può nascere lo sfascio di quel poco che si è costruito. Questa è la gran parte della gente è nella posizione del disegno di una degli Stati Uniti d'Europa, esattamente nella stessa posizione degli europei di allora sulla possibilità di una unificazione italiana quando Cavour iniziò ad operare. Va bene? E manca una personalità che sappia concepire un disegno strategico. Mentre le personalità di quel momento un disegno strategico lo sapevano concepire. Lo sapeva concepire Cavour, ma lo sapeva concepire anche Garibaldi. Bisogna avere la capacità demiurgica, per usare un termine caro a Filippo Burzio, di immaginare una soluzione in avanti per uscire da questa crisi, che sappia collocare l'uscita della crisi non sulla difensiva,
come tutti in questo momento, il massimo che viene fatto dal personale politico e dagli economisti e dal COI in questo momento è vedere chi si fa meno male nella caduta di questa crisi, ma nessuno si pone il problema di usare la situazione per realizzare un disegno strategico di unione in avanti, di recupero di dignità nazionale e nello stesso tempo di costruzione diversa di un'Europa che forse è in crisi, non perché non funzionano i suoi meccanismi finanziari, monetari, eccetera, ma perché si è perso di vista che il disegno è essenzialmente deve essere essenzialmente un disegno politico. Un grande economista liberale che era Luigi Einaudi riteneva che per la salute stessa dell'economia non potesse esistere una visione economica sganciata da un disegno politico ben preciso. Quello che si fa oggi è ricorrere ad una serie di tecnicismi per cercare di evitare di fratturarsi troppo, ma manca questa capacità demiurgica. Ecco, questo penso che sia la riflessione con la quale dobbiamo concludere, pensando a Cavour e anche in questo, in un certo senso, a Filippo Burzio. Grazie a tutti.